Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovo video. Questo è un video svuota la spesa Interspar. Faccio veloce perché ho delle cose da frigo che sono già state un pochino fuori dal frigo, quindi mi devo muovere. Allora ho preso una confezione di acqua levissima frizzante, queste sono 6 bottigliette, era in offerta 1,59 euro. Come vedete mancano già due bottigliette perché una l'ho bevuta io, una l'ho offerta alla mia amica che è venuta a fare la spesa con me. Poi ho preso, vediamo dove sono. Ah sì, ho una confezione di biscotti pan di stelle per mia sorella, ma sicuramente l'aiuterò a mangiarli perché piacciono anche a me. E questi li ho pagati 1,75 euro. Poi cosa ho preso? Ah sì, questi qua. Beh, ho messo sta roba. Vado un po' con ordine. Ho preso due confezioni di popcorn, questi sono del marchio. Purtroppo non si vede, ho messo il, vabbè, forse devo spostarmi un po' per le riprese, torno vengo un po' più indietro, magari vedete un po' meglio. Speriamo che non cada tutto. No, bisogna far così. Ecco, va bene, insomma, come sono i popcorn, quelli del marchio, questo qua della Despar, e la confezione da 100 grammi, mi sembra che erano in offerta, e questi i popcorn li ho pagati 69 centesimi l'uno. Solo un secondino. Dunque, ecco i popcorn, tac tac, il pan di stelle dov'era qui, la borsetta e questo, ok. Poi ho preso la mozzarella, questa qui, la Nobili. Questa è la confezione, insomma, quella lì grande, che sarebbe, che hanno cambiato pack ultimamente e che è la preferita di mia mamma. Ne ho prese due confezioni. E la mozzarella, questa Nobili, l'ho pagata 1,88 euro l'una. Perché, la mettiamo qui. Bisogna poi farla andare velocemente in frigo. Qua mettiamo, lo metto, mettiamo qui, hop. Poi ho preso una confezione, questa qui era in un'offerta, di merendine gran cereale, quel biscotto, quello con yogurt magro e frutti, insomma, e mirtilli rossi, molto buono, la confezione da 6 monoporzioni, e questo snack, dov'è che è? Mulino, forse del Mulino Bianco, dove era così? Ah, ecco qua, 1,79 euro, c'era anche quello al cioccolato, ho preferito prendere questo. Poi ho preso la piadina, stavo per prenderne un'altra, ma la mia amica mi ha detto prendi questa, che anzi me l'ha presa direttamente lei, la gran piada della di Roberto, tutto il buono del pane, sono 3 piadine. Mi ha detto Francesca prendi questo perché appunto è buono, allora mi ha preso lei la piadina, 1,59 euro. Mi sa che costa anche meno di quella che è, che ne stavo prendendo una in offerta 1,79 euro. Bene, meglio così. Poi ho preso una confezione di merendine, queste qua, le barrette ai cereali, al cioccolato della Vital. E queste barrettine le ho pagate. Non trovo niente. Dov'è che sono queste? Quando cerchi le cose non trovi mai niente. Ta ta ta. No, questo no, questa è un'altra borsetta. Ah, ecco qua, 1,58 euro. Queste le ho già provate, sono buone. Poi ho preso immancabilmente la solita confezione di barrette Kinder, queste qui per me e mia sorella, che costano 2,39 euro, e poi erano da 16 pezzi. E poi ho preso questa qui, la confezione, questa qua da 6 barretti maxi, che era in offerta a 1,49 euro. Poi ho preso l'affettato, la fesa di tacchino qua del marchio Despar, la confezione da 120 grammi, e questa l'ho pagata 2,89 euro. Poi ho preso una e due confezioni di patatine San Carlo, queste sono quelle light che sono buone, e queste le ho pagate 99, due confezioni 99 centesimi l'una. Vediamo, patatina e patatina, anche all'Eurospar costano uguali. Poi ho preso
una confezione di pane, quello di spuntinelle, quello per fare i toast, i tramezzini della Morato. Questo qua era anche in offerta. E questo qui l'ho pagato 1,49 euro. Poi ho preso due confezioni di yogurt, c'era lo yogurt, quello da 500 grammi della Vipiteno in tutti i gusti in offerta. Io ho preso questo qui alla stracciatella che mi piace un sacco. E queste confezioni di yogurt le ho pagate 84 centesimi. Quindi veramente un prezzo super. Ho quasi finito, ho preso questa confezione di patatine, quelle grigliate, del marchio della Despar. Questi sono 180 grammi di prodotto. E queste qui, dove sono, le ho pagate 1,19 euro. Ed infine l'ultima cosina che ho preso, perché a casa ho le fette biscottate, mi sono comprata la marmellata, questa qui della Zweig, le monodosi, e sono quattro confetture tutte diverse, la fragola che è la mia preferita, ciliegie, pesche e albicocche. E questa confezione l'ho pagata 1,19 euro. Ho preferito prendere questa perché io mi stanco abbastanza facilmente della marmellata, quindi è meglio le confezioni quelle piccoline. Bene, vi ho mostrato tutta la mia spesa, ci vediamo al prossimo video e grazie della visione. Ciao a tutti!